Carolina e Ivana sono designer giovani, posso dire, sì, che fanno dei progetti che sinteticamente raccontano attraverso questa cosa. Io faccio soprattutto gioielli in legno, con il mio marchio si chiama Mr. Mico. Sono fatti in legno provenienti da coltivazioni rinnovabili, per cui è tutto legno ecologico. Dietro sono flessibili, vengono ritagliati sempre dalla stessa tavola, per cui con laser? Con laser, esatto, vengono tagliati a laser e poi lavorati a mano. E nella maniera in cui sono tagliati, scarti a zero sono portati. Poi niente, hanno questa flessibilità. Un piccolo oggetto ma che concentra tutti i paradigmi di sostenibilità, ragionevolezza, necessità. Esatto. Bello. E comunque è un oggetto. Gioiello, ok? Sì. Mi sembra che anche di gioiello si occupi Vanna. Mi occupo Vanna Ricci. Di design del gioiello dal 2006, compie 10 anni oggi, però chiaramente. Ah, però, compleanno. Ho iniziato con materiali molto preziosi, però la ricerca spazio, quindi dall'oro all'ultimo nato, per questa spilla in cui ho ricostituito, che tramite per esempio il perno magnetico ci permette di poter ruotare vari elementi, in pratica si chiama elementi non a caso, e quindi di avere tante spille in una, e quindi dare alla committente, insomma alla persona che le indossa, differenze cromatiche anche formali differenti. Poi spazio un po' la ricerca, insomma c'è anche il concetto dello storytelling del gioiello in alcune collezioni che si chiamano Tales, appunto racconti, perché io scrivo anche, quindi ho riportato un po' la mia esperienza anche nel mondo del monile. Mm-hmm. Quindi due progetti, sì, che condensi nel tuo, sì, nome, sì, sì, che sì, è un cognome di Palermo, no? Io sono del centro Sicilia caratterizzata, però ho vissuto a Palermo principalmente, ho studiato lì, la professione con l'architetto, quindi ho studiato lì, è per me la seconda città. E tu Carolina, che... Io sono brasiliana, bello. Sono venuta in Italia per fare l'Erasmus, ho studiato architettura e alla fine mi sono innamorata. Che architettura, di cui fanno sempre cose diverse. Quindi sei Palomi e arrivando da lontanissimo, bene. Sì. Grazie. Grazie, dire, grazie a voi. Due super design. Bene. Grazie. Forse l'ho piaciuto. Dai, fai qualcosa tu. Io ho lasciato il piano. No, c'è mio marito tipo nel panico. No, che è lo spirito libero. Io quello. Oh, parlano di gioielli, ci sono due donne, un Brasil e un Sicilia. Di gioielli manco io, il gioiello principale. No, questo lì l'avevo già visto però, mi sembra. Ah sì, siamo sempre in giro qua a Milano soprattutto. Questo è un bracciale. Hai fatto la tua tecnica del laser? Sì, ho fatto il taglio laser e dopo tutta la lavorazione facciamo la nostra. Geometrica brasiliana. Beh, ce l'hai anche in come dice. No, sì, esatto. Questi qua sono dei gioielli da folletto che si possono mettere con le calamite. Potrebbero diventare anche dei gemelli. Un po' degli orecchini, però mi viene come orecchino. Senza quelli funzionali. Orecchino. Giovanni. Dona.